Sta per andare in onda Magazine RWS. Rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze e BCL News di Palermo, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWA, Adventist World Radio. Domenica 27 gennaio, un buon ascolto a voi tutti, amiche e amici, sintonizzati, come abbiamo detto, sui 9610 kHz. Quest'oggi abbiamo in programma per voi tre appuntamenti. Il primo, come di consueto, è con Roberto Scaglione e la sua rubrica settimanale Obiettivo di X, dedicata al radioascolto internazionale e più in generale ai temi della comunicazione. Seguirà A Tu per Tu. Quest'oggi avremo la possibilità di parlare con il pastore avventista Saverio Scucimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista, a proposito del tema della giornata della memoria. Oggi è il giorno della memoria in cui ricordiamo la Shoah e non solo la Shoah, e ne parleremo con Saverio Scucimarri, cercando anche di capire quali sono le responsabilità lontane di quello che è successo a milioni di persone nel corso del secondo conflitto mondiale. Tanti ebrei, tantissimi milioni di ebrei sterminati nei campi di sterminio nazisti, ma tutto quello che è avvenuto ha a che fare anche con un antisemitismo cristiano che è durato per secoli. Ne parleremo con il pastore Saverio Scucimarri. Infine, pensieri e parole, sempre sul tema della giornata della memoria. Il coraggio di Demetrio, una lettura di Gabriele Giaffreda che evocherà un episodio, uno dei tra i tanti che potevamo scegliere proprio in relazione alla giornata della memoria. Ma adesso diamo la linea a Roberto Scaglione e a Obiettivo di X. Va ora in onda Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle comunicazioni. In studio Roberto Scaglione. Bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento di Obiettivo di X di oggi domenica 27 gennaio del 2019, un altro mese trascorso insieme, è la 813esima settimana che la domenica mattina alle 11 e qualche minuto ora italiana ci diamo appuntamento sulle frequenze onde corte di Adventist World Radio Europe per parlare di radio e radioascolto, ma non soltanto, è un momento conviviale in cui mi piace girare in etere l'affetto che settimana dopo settimana continuate a riservarci con